portacandele in pasta di mais. Per ulteriori dettagli visita lapastadigrace.it. E adesso divertiamoci. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di un mattarello, un po' di amido di mais, colla vinilica allungata con acqua, colla da parati. Questo lo possiamo sostituire con un coltello o addirittura non utilizzarlo affatto, forbici, una formina d'espulsione a forma di foglia, dei brillantini sostituibili con qualsiasi cosa avete in casa, un po' di stoffa trasparente, io uso il tulle, pasta di mais colorata di bianco, un bicchiere di vetro e un supporto che servirà solo per appoggiare il bicchiere. Prendiamo il bicchiere e ricopriamo completamente l'esterno con la colla vinilica in questo modo. Ora il tessuto, mettendolo dritto rispetto al bicchiere, lo facciamo aderire e ricopriamo tutto il lato esterno. Mettiamo il bicchiere su un supporto in modo che rimanga dritto e aspettiamo che la colla si asciughi. Per velocizzare l'asciugatura possiamo utilizzare il phon. Una volta asciugata la colla vinilica, tagliamo il tessuto in esubero. Ora prendiamo un po' di pasta di mais che in precedenza abbiamo colorato con colore acrilico bianco, la manipoliamo sempre un po' prima dell'utilizzo per ridonare elasticità all'impasto e con il mattarello la stendiamo. Con l'amido di mais spolveriamo la superficie. Questa è una buona abitudine quando usiamo le formine, specialmente quelle a espulsione. Molto spesso la pasta di mais rimane attaccata e per staccarla il più delle volte si rovina la forma. Con la formina a espulsione realizziamo 7 foglie, delle quali 5 le useremo per la corolla del fiore e 2 per le foglie. Ora le capovolgiamo e passiamo sopra la colla da parati in questo modo. Con il primo fiore andremo a coprire il punto di giuntura del tessuto. Appoggiamo il primo petalo facendolo sporgere un po' rispetto al bordo del bicchiere. Continuiamo con il secondo mettendolo a cavallo del precedente e a seguire nello stesso modo appoggiamo altri 3 petali. Ora, con la parte dell'impugnatura del pennello, spingiamo il centro del fiore in questo modo. Prendiamo di nuovo un pezzetto di pasta di mais e facciamo lo stelo del fiore, così come vi mostro. Mettiamo la colla da parati sulla giuntura del tessuto. Poggiamoci sopra lo stelo facendo una leggera pressione e tagliamo la pasta di mais in esubero. A questo punto posizioniamo le 2 foglie in questo modo. Il secondo fiore lo posizioneremo esattamente dall'altro lato del bicchiere. Come abbiamo fatto prima, realizziamo 7 foglie, le capovolgiamo, passiamo sopra la colla da parati e le posizioniamo per creare un altro fiore. Sempre con lo stesso procedimento, creiamo altri 2 fiori e li posizioniamo alle altre 2 estremità del bicchiere.
Per ultimare il nostro portacandela in pasta di mais, con la colla da parati incolliamo i brillantini al centro del fiore dove abbiamo creato il buco e lasciamo il tutto ad asciugare. Al posto dei brillantini potete utilizzare qualsiasi cosa avete in casa. Se non avete nulla, potete fare una pallina colorata con la pasta di mais e incollarla. Il nostro portacandela è stato realizzato, manca solo la candela. Come per ogni creazione in pasta di mais, se volete potete passare sui fiori della vernice trasparente, opaca o lucida, a vostro gusto. Arrivederci al prossimo tutorial!